Sì, l'apertura della Casa del Teatro I Semini nel locale che un periodo era il macello è un momento importante per il quartiere, ma un momento importante per la città che viene dotata di qualcosa che era molto atteso, atteso non solo dalle nostre associazioni teatrali, ma atteso dai giovani, atteso dagli abitanti del quartiere Semini e dagli abitanti di tutta la città. Ci auguriamo che questa struttura possa essere pienamente vissuta con tanti momenti di aggregazione, momenti teatrali e soprattutto sano impegno e divertimento per i giovani. Questa nuova struttura che da tempo che noi aspettavamo, prima era qualcosa veramente di brutto qui al centro del quartiere, il vecchio macello voi ricordate, adesso è diventato un piccolo gioiellino. Io spero, mi auguro, auguro a tutti quelli che adesso insomma, ne usufruiranno, possa essere un luogo di aggregazione, un luogo di accoglienza, un luogo di incontro per manifestazioni ricreative, sportive, ma anche culturali e anche di formazione, ecco, religiosa, morale, civile. Ecco, perché ci possiamo incontrare? Ecco, l'accoglienza, poi la solidarietà, il volontariato. Per cui ecco, anche questi ragazzi, noi abbiamo un piccolo gruppo in parrocchia che ora si esibirà, che possano avere più spazio per poter manifestare ecco, quello che loro pensano, i ragazzi giovani che sono il nostro domani. Noi in parrocchia abbiamo fatto qualche cosa, piccolo spazio che avevamo, adesso io spero che questo spazio si allarghi e non solo ai gruppi della parrocchia ma anche tutti i gruppi della città, che sia veramente un centro di incontro, un centro di crescita culturale, spirituale e materiale per tutti quanti. Ecco, grazie a questa emittente dell'occasione. Sì, possiamo definirla una vera riqualificazione urbana che abbiamo inseguito per tanto tempo destinando a poco le risorse finanziarie che avevamo a disposizione e i finanziamenti che siamo riusciti a intercettare per dare quell'orgoglio, quell'appartenenza a un quartiere importante della nostra comunità che attraverso quest'opera può avere un punto di riferimento per l'intera nostra città. Le associazioni culturali sicuramente assieme alla parrocchia, alle scuole avranno un momento di crescita. Il quartiere ha avuto un momento di riqualificazione, chi ricorderà questi luoghi li ricorderà con tutta una serie di problemi. Avere oggi questa struttura sicuramente avrà ricadute non solo culturali ma anche economiche, perché permetterà al quartiere di vivere e di non essere una sezione staccata. Noi abbiamo perseguito con questo obiettivo il fatto di dare un'identità ad ogni quartiere di Caltagirone. Ecco, i Semini adesso hanno un'identità con la prima casa del teatro. Significa l'apertura di questa struttura ha un valore simbolico perché i Semini, tradizionalmente considerato un quartiere dormitorio con pochi servizi, attraverso la prima casa del teatro di Caltagirone, della nostra città, avrà l'opportunità di avere un attrattore di pubblico che viene dalle diverse parti della città. Ovviamente il teatro sarà nella disponibilità della parrocchia, sarà nella disponibilità della scuola, sarà nella disponibilità anche delle associazioni. Non dimentichiamo che ancora altri investimenti per più di 1 milione di euro saranno spesi nei locali circostanti che in questo momento sono chiusi, sono stati ripresi soltanto nella loro funzione strutturale, quindi questo diventerà un luogo di socializzazione, di aggregazione, di animazione culturale. Una grande opportunità per rilanciare questa città nella città che è appunto Semini, una città di 3.000 anime che avrà innanzitutto una sua grande piazza. Non è stato possibile perché le risorse finanziarie non lo hanno consentito, ma è già previsto la realizzazione di una grande fontana che possa essere l'occasione anche. A me piacciono le fontane, purtroppo non è stato possibile realizzarle, ma mi auguro che chi verrà dopo di me possa completare questo quadro anche con una fontana per i Semini.